gruppo IGD, nell'ambito della propria strategia di innovazione, ha deciso di intraprendere un nuovo corso di gestione dei social network, iniziando da Facebook. Perché proprio Facebook? Perché in Italia ci sono più di 31 milioni di persone attive sui social media. Perché Facebook è la piattaforma nettamente più popolare. Perché spendiamo mediamente più di 2 ore al giorno sulle piattaforme social. A partire da questi trend, ad aprile 2016, IGD ha definito 6 obiettivi. Adottare uno stile di comunicazione distintivo. Ottenere una crescita strutturale delle pagine non affidata solo ad eventi e advertising, ma fondata su uno storytelling capace di generare interesse. Usare anche Facebook come strumento di gestione del customer service. Fare percepire ai tenant, la pagina del centro, come un loro canale di comunicazione. Avere dati di benchmark tra centri IGD e competitor per valutare le performance. Sfruttare il pre e il post di un evento per aumentare ed estendere l'engagement. IGD ha quindi scelto di individuare un unico compagno di viaggio con competenze specifiche di digital marketing per assicurare una regia comune interagendo con le singole realtà di 29 centri commerciali. Una concreta realizzazione di un'esperienza glocal. Cos'è stato preparato per affrontare il viaggio? La Style Guide di IGD, uno stile di comunicazione unico da declinare nelle singole realtà locali. Le policy di community management per gestire le modalità di interazione con gli utenti e le risposte alle critiche. Il manuale del direttore per definire un set di regole del gioco. Le modalità di ingaggio dei tenants sulla pagina Facebook. Lo studio del DNA di ogni centro. Un profilo dettagliato del suo posizionamento. La fabbrica contenuti, un team di social media manager, art director e copywriter dedicati ai piani editoriali. Un'unica strategia e un'unica agenzia per gestire le pagine di 29 centri commerciali distribuiti su tutto il territorio nazionale. Un anno è passato. Quali sono stati alcuni dei vantaggi di avere un'unica regia? La possibilità di progettare format social per specifici eventi replicati sui diversi centri, così come la definizione di modelli di coinvolgimento dei tenant in determinate ricorrenze. La creazione di social à la carte. Un menu dove i singoli centri possono scegliere tra diversi eventi social ideati centralmente, non dimenticando la specificità e il coinvolgimento delle singole realtà territoriali. E i risultati, dopo 12 mesi? Siamo passati da 4 milioni a 13 milioni di persone che in un anno hanno visto i contenuti delle pagine. E questo senza considerare le attività sponsorizzate. Abbiamo aumentato la fanbase complessiva del 50%. E il tasso di engagement è cresciuto di oltre il 40%. Un maggiore coinvolgimento del numero di tenant e delle promozioni. Circa 500 singoli stores presenti sulle pagine. E finalmente abbiamo a disposizione una base dati completa per confrontare le nostre prestazioni con quelle dei competitor. Questi risultati sono stati ottenuti a parità di investimento complessivo per la gestione del canale Facebook e per l'advertising. Ma come sempre, il viaggio continua. Quali saranno le prossime mete? Passare dalla social strategy alla marketing strategy per influenzare il comportamento delle persone, legando sempre di più offline e online. Sperimentando maggiori investimenti sul digital advertising, potenziando le iniziative di Drive to Store. Ma questa è un'altra storia.